È il verde il colore dominante di una natura che diventa musa ispiratrice per un gruppo di artisti protagonisti di Green, mostra d'arte contemporanea inaugurata sabato 7 luglio all'interno di Palazzo Catalano. Green nasce da un'idea: valorizzare il territorio attraverso canali comunicativi attuali e di sicuro impatto, così come ci ha spiegato Mina Di Natale, che insieme agli Amici delle Gravine di Castellaneta ha dato vita alla prima edizione della mostra. Stasera abbiamo inaugurato Green, mostra d'arte contemporanea, che ospita la bellezza di 46 artisti provenienti da tutta la Puglia. Ci sono artisti di un certo calibro intrecciati a giovanissimi artisti locali che espongono per la prima volta. Siamo felici del successo raggiunto, soprattutto del risultato alto dell'arte che stasera a Castellaneta, città d'arte, finalmente ospita. Siamo felici di tutti i personaggi illustri che vediamo circolare nelle nostre camere e siamo felici di rendere questo palazzo fiero della città. Natura e territorio si intrecciano nelle opere esposte all'interno di Palazzo Catalano, diventata perfetta location grazie anche all'allestimento ideato dai Giardini Dattoli. I Giardini di Dattoli, che rappresento come persona, come titolare, è un luogo praticamente di natura, in cui produciamo praticamente natura, produciamo piante che arriveranno a ricostruire il paesaggio, arriveranno praticamente a riparare i danni che gli uomini fanno, arriveranno praticamente nei giardini. Sono tutte piante che arrivano dalle nostre gravine, dalle nostre terre, che appartengono alla storia della nostra terra. Oggi sicuramente è un momento in cui dobbiamo renderci conto della ricchezza che abbiamo, della ricchezza di tutta questa terra, delle gravine, della Murgia, delle dune del Marionio, delle pinete del litorale, e cercare praticamente di fare in modo di consolidare quella che è una conservazione positiva. La mostra, con ingresso gratuito, sarà aperta mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle 19:30 alle 22 fino al 21 luglio.